Buonasera, bentrovati. Dottor Russo, Appositano Russo, prima che inizi questa conferenza, ci vuole raccontare tutto quello che non dirà nella conferenza. So che avete lavorato alacremente a questa messa a punto di arte, vi siete occupati prevalentemente dei marmi. So che avete avuto opportunità di toccare una serie di documenti che però non tutti confluiranno nel lavoro. Quali sono? Questo per spingerla e stimolarla a raccontarci eventualmente dei retroscena. Grazie Lucio. L'incontro di questa sera avrà come oggetto il patrimonio d'arte settecentesco conservato in questa chiesa, la chiesa della Santissima Annunziata a Sorrento, che è sede anche dell'Arcicongregazione di Santa Monica. La conferenza si svolgerà in tandem con il mio collega pugliese Cristian Deletteris. Io mi occuperò della pittura, mentre invece lui avrà come oggetto le reti marmoree conservate in questa chiesa. Entrambi gli interventi sono strutturati in due blocchi, autonomi ma allo stesso tempo comunicanti. Un primo blocco dedicato ad una sorta di excursus sulla pittura del Settecento in Costiera Sorrentina, con le principali presenze. Un blocco a cui poi segue un approfondimento più specifico riguardante i singoli manufatti settecenteschi qui conservati. La stessa struttura informa la discussione del mio collega Deletteris e il suo intervento si annuncia ancora più interessante di quanto rispetto a quello del sottoscritto, perché l'argomento dei marmi napoletano del Settecento è pressoché indelibato per i nostri studi locali. Il tutto culminerà nella presentazione del maggiore manufatto marmoreo di questa chiesa, il bellissimo altar maggiore che è alle mie spalle, altar maggiore che Deletteris riconduce alla mano di un marmoraro napoletano, uno dei più importanti capibottega nell'ambito della produzione marmorea, il cui nome è Gennaro De Martino, marmoraro che in zona è già noto in quanto autore anche di svariati manufatti marmorei per le chiese di Massa Lubrense. Infatti, ho piacere di questo. Diciamo che per quanto riguarda l'aspetto pittorico, il dottor Augusto Russo se ne è occupato già in Sant'Antonino, quindi la vediamo qua come un prosieguo e come un allargamento, e quindi ci fa molto piacere. Mentre invece per quanto riguarda l'aspetto lapideo siamo un po' indietro, tant'è che personaggi importantissimi come Serio, colui il quale ha scolpito a Caserta, ha lavorato scultore del re Paolo Serio, non è tanto conosciuto in paese, tanto conosciuto in penisola, sia per il suo lavoro sia per il suo posto effettivo di nascita, non sappiamo nemmeno esattamente da dove viene. E quindi affrontare questo materiale lapideo nei suoi aspetti veramente ci mette in una condizione tale di apprezzare ancora di più il lavoro di scultura. E intanto ancora le sorprese che hai avuto nel trovare, hai tirato fuori qualche nome? Abbiamo alcune proposte attributive relativamente ad alcuni dipinti che fino ad ora non avevano incontrato la dovuta attenzione da parte degli studi. Altre opere presenti in questa chiesa erano già note alla critica, ma ciò non toglie l'opportunità di ritornarvi con un tipo di approfondimento legato anche alle fonti e alle varie testimonianze d'archivio. Dunque, ci sono elementi, a mio modo di vedere, per riscrivere la storia decorativa di questa chiesa, che è solo un tassello del ricchissimo patrimonio d'arte settecentesco, fatto di pitture, di sculture e di arredi marmorei, che conserviamo qui in Penisola Sorrentina. La quale Penisola Sorrentina si conferma essere una zona di provincia sui generis, cioè estremamente attenta e ricettiva nei confronti dei fatti d'arte che maturavano nella vicinissima capitale, e quindi non ci sorprende qui la presenza di artisti di punta che operavano negli stessi anni a Napoli, vedi Giacomo Del Po, vedi Paolo De Matteis, vedi Francesco De Mura, vedi altri grandi nomi,
e anche comprimari di qualità che si susseguono nel corso del secolo. Al priore invece, dottor Massimo Fiorentino, chiediamo una opinione in merito e intanto a bassa voce, a denti stretti, chiedo al dottor Augusto: vi ha aperto le porte dei suoi archivi, ha dato disponibilità in un momento in cui, ricordo, negli anni passati c'era un po' di mano stretta, ecco, nell'accogliere. Sono sicuro che avete trovato terreno fertile sotto questo aspetto, è vero, dottor Fiorentino? Dottor Lucio, il nostro è un impegno culturale. Noi pensiamo che i nostri predecessori hanno saputo e voluto arricchire le chiese con opere straordinarie, importanti, in tempi anche difficili per loro, e adesso noi che siamo venuti dopo, a noi spetta il compito di valorizzare, curare e trasmettere a quelli che verranno dopo queste opere e l'amore per queste opere, perché l'arte è cultura, la cultura è civiltà. Un popolo civile è un popolo migliore. Dottor De Letteris, penso che altrettanto voi come il dottor Augusto Russo siamo nati e coagulati intorno ad una Marina Picone, intorno ad un professore, aiutami a ricordare. Beh, i maestri sono tanti. Borrelli, ecco, abbiamo avuto qua nella chiesa di Sant'Antonio. Tanti padri del Settecento napoletano, noi siamo. Le nostre aspettative sono incentrate sul vostro lavoro, perché è una piccola novità quello di affrontare il patrimonio lapideo, il patrimonio marmoreo. Quindi ben venga qualsiasi cosa. Intanto dal priore vi faccio promettere che assolutamente e indispensabilmente il lavoro di questi due giovani professionisti. Questo lavoro seguirà una pubblicazione, posso dire senza tema di smentite, sarà fatta un'adeguata pubblicazione. Bene, ringraziamo anticipatamente, lo diciamo con lo spirito di chi nella loro piccola redazione Positano News offre un contributo di sostentamento spirituale, insomma di qualsiasi genere, basta che venga fuori tale e tale è una dalla nostra. È una promessa. Prego. C'è stata qualche sorpresa? È venuto fuori? L'obiettivo della mia relazione sarà, ecco, condividere con la Pia Sorrentina i risultati di una ricerca, un'indagine che ha consentito a chi parla di poter identificare su base attributiva l'autore dell'altare maggiore della Chiesa della Santissima Annunziata. Ovviamente, ecco, l'altare dell'Annunziata diventerà un pretesto per poter raccontare un po' la vicenda di Marmi Deocrati da Sorrento, grazie anche ai miei ritrovati documentari. Quindi un'occasione per fare il punto della situazione su questo ambito fondamentale della storia dell'arte napoletana nel Settecento. Voi da dove venite precisamente? Io sono pugliese. Pugliese di sono dove? Originario vivo a San Severo. Quindi non siamo molto distanti da Trani, che è una delle capitali del marmo, lo abbiamo alle spalle, lo vediamo, e quindi abbiamo piacere di sentire dire dal posto di produzione come anche il nostro Tufo, quando andava ad arredare Napoli nei suoi manufatti, era seguito dai maestri lapicidi che ne facevano l'applicazione. Tentavo di dimostrare una cosa di questa relazione, i nessi tra la Puglia e la Campania, la penisola sorrentina, sono molteplici. Ecco, gli stessi artisti, grazie alla Mediazione di Napoli, che ha omologato un po', unificato culturalmente il Mezzogiorno d'Italia, hanno mandato opere, inviato opere sia in penisola sorrentina che in Puglia. Per cui, per poter ricostruire il catalogo di questi grandi maestri, il pezzo sorrentino va accanto a quello presente in Puglia. Mm. E quindi naturalmente siamo di fronte a una straordinaria anche famoso comunanza. Famoso modulo o la sagoma o Napoli tipo di ordine davvero, replicato, certo, la bottega, le botteghe. Vi ringraziamo del tempo che ci avete dedicato e vi formuliamo i complimenti e gli auguri della redazione di Positano News. Grazie.